Perché c'è poco, no, c'è molta luce, si vede poca luce, si vede da qua, di cosa chi sta dietro, no, questa si vede meno, quella che ma questo fischio che cosa è? L'azione uscita dove? Il fischio esterno. Che c'è dentro della scatola nera? Ma quella è la luce strobo, flash. C'è la parte che genera... No, diciamo una sorta di decodificatore del potenziale. Dove sta questo? Quell'altra lampada che funziona c'è? Ma quello per far vedere, comunque cioè, la corrente in realtà non circola la corrente. Nel singolo filo gli elettroni vengono estratti, presi direttamente nella zona locale, che gli elettroni, quelli che poi si mettono in circolo qua, questo è come se fosse un trigger, diciamo. Poi gli elettroni vengono presi stesso localmente qua, trasferiti dalla scatola nera localmente qua, gli elettroni vengono, come dire, ricavati, non essendoci trasferimento, conduzione in un solo filo, perché questo se fosse un conto è un conto, quindi non c'è differenza di potenziale, è nulla, non c'è passaggio di corrente, ma è solo potenziale. Quindi per accendersi la lampada ha bisogno di elettroni che vengono ricavati localmente con un'antenna, è stato questo filo nero qua, fa da antenna, sotto c'è una placca che fa da antenna, si può usare anche un filo, diciamo, collegato con l'antennina regolare, e quella fa da collettore di elettroni. C'è quel filo con il coccodrillo? Sì, quello sarebbe il collettore. Un collettore di elettroni. L'antenna che cazzo del l'antenna. È funzione del diametro della che viene fatta, la quantità? No, è molto legato. Perché è anche un altro passo di pittura? Diciamo la parte del segreto. Ah, ok. Infatti sapevo ma la quantità di luce funzione anche dell'energia? Attenzione, questo non è un prototipo industriale oppure che vuol dimostrare qualcosa, dimostra semplicemente
a corollare del discorso fatto prima sul potenziale scalare, cioè ciò che le cose che permette, poi sono vere, tutte chiacchiere, questa è una prova che effettivamente il potenziale scalare può essere utilizzato per fare delle cose, cioè è un'entità che può essere utilizzata, non è un prototipo free energy, è un prototipo, nulla di questo, è solo un supporto ad una teoria scientifica. Può essere immagazzinata questa energia? Immagazzinata, in che senso? Una batteria. Come? Un accumulatore. Un accumulatore. O deve essere un continuo scambio? Ma a che serve? No, no, l'aria si è saltata, non è questo. Basta? Non è questo. È come se c'hai l'antenna e prendi energia. Come l'antenna del televisore, invece l'antenna del televisore, c'è l'antenna, prende energia e parti. Se c'è un motore che è in grado di trasferirla, il filo fa da trigger in questo caso. Eh sì, perché piange nel tetto. È un trigger spiegato questa volta. È quello che diceva prima, no? Eccita qualcosa di esistente. Eccita qualcosa che poi va a vendicarsi localmente alla fine. Non trasferisce. Quindi cambia posizione, può cambiare questo campo? No, diciamo che... se quello filo lo mette qui giù, è uguale, sì. Diminuisce, se stacco dalla pinna prende meno elettroni. Rispetto alla filo singolo. Il filo nero se lo sposta il collettore, se lo sposta rispetto al filo di rame, non si cambia nulla. Chiudo? Posso fare una domanda? Da tutto quello che ha detto, mi risulta aver capito che non esistono in natura fonti di onde scalari, solo artificialmente se lo dicono. Questa energia sì, perché sono dei fenomeni che si trasmettono l'era, no? C'è sempre, sono legato alla biologia, cioè naturalmente sono, fanno parte del mondo biologico. Di quali entità biologiche? Tutti. L'uomo. Quindi sì. Grazie. Grazie a te. Però richiamo molto.